ben approdati in Irex e Fornelli. Oggi andiamo a preparare le puddura cullova, un dolce pasquale tipico della mia terra, cioè la Sicilia. Iniziamo subito dal preparare la pasta frolla. Quindi rompiamo due uova all'interno della ciotola e ci aggiungiamo lo zucchero. Io sto utilizzando quello di canna, ma va benissimo anche quello semolato. E mescolo con una frusta. Le uova, come dice il nome di questo biscotto, saranno le protagoniste di questo dolce. Infatti viene soprannominato anche pani cullova. Era da tempo che li volevo preparare, ma tendo la fortuna mi ha chiesto esplicitamente se potevo realizzarli. E quindi ecco la ricetta. A questo punto, per aromatizzare, aggiungo la scorza grattugiata di un limone biologico, poi farina, lievito, mescoliamo. Ed in ultimo inseriamo il latte e lo strutto o il burro tagliato a tocchetti ed ammorbidito a temperatura ambiente. Ed ora olio di gomito e andiamo a lavorare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. La cosa bella di questi dolcetti è la loro forma ed il fatto che sono decorati con gli zuccherini colorati. Naturalmente puoi realizzare anche la pasta frolla in una planetaria, ma io preferisco come sempre lavorarla a mano. È una di quelle preparazioni che mi piace fare così. Cioè io devo sentire la consistenza della pasta. Anche perché ricordiamoci che queste sono ricette antiche dove l'uso di elettrodomestici non c'era e veniva tutto lavorato a mano. Quindi mi sembra giusto fare così. Ottenuto un bel panetto come questo, lo andiamo a riporre in frigorifero per mezz'ora avvolto da pellicola trasparente. Intanto andiamo a cuocere le uova. Eccole qui, diventeranno sode a partire da 10 minuti dal bollore. Dividiamo il panetto in due parti, così ci viene meglio a stenderlo, perché altrimenti è troppo. Questo lo mettiamo da parte e stendiamo questo tra due fogli di carta forno con l'aiuto del mattarello. Quando avrai ottenuto uno spessore di questo tipo, è l'ora di dare forma ai nostri puddura con l'uova. Iniziamo da una forma semplice, quindi prendi una tazza e forma un cerchio. Questo sarà la base per il nostro cestino. Poi disegno la colomba con il coltello. Se vuoi facilitarti in questa operazione e non sei bravo a disegnare, puoi stamparti il disegno direttamente da internet e ritagliarne la sagoma. Io riesco a farlo così a mano libera. Poi facciamo un coniglietto. Altro simbolo della Pasqua. Io per i due pezzi di pasta frolla do tre forme ciascuna e poi gli avanzi li uso come decorazioni. Tolgo tutta la pasta in eccesso. E con la pasta frolla in eccesso vado ad arricchire le mie forme. Quindi dapprima vado a fare dei filoncini. Facciamo anche tre, così facciamo proprio una treccia. Li avviciniamo l'uno con l'altro, fissiamo l'inizio e intrecciamo. E andiamo a metterlo nel contorno del nostro cestino. Qui è la creatività che gioca un ruolo fondamentale e importante. Se hai quella, è sicuro che ti verranno bene. Questa è una di quelle ricette che è bellissima da fare insieme ai più piccoli. E facciamo altri due filoncini. Prima di adagiarli però ci facciamo dei taglietti. Facciamo una striscia doppia e la inseriamo all'interno. E contorniamo la base del nostro coniglietto. Posizioniamo l'uovo al centro, delle piccole palline per gli occhi, il nasino e poi dobbiamo fare il fiocco. Due triangoli lunghi.
Facciamo adesso un cuore e poi una campana e l'agnello. Sbattiamo il tuorlo con un goccio di latte e spennelliamo le nostre coddure tralasciando l'uovo. Questo aiuterà gli zuccherini ad attaccarsi meglio. Inoltre faciliterà la doratura. E poi zuccherini colorati. E cuociamo nel forno preriscaldato e quindi già caldo a 180 gradi per 20 minuti. Si devono dorare.